Siamo qui in via San Gregorio VII, perché ho messo e non ricordavo io precisamente dove fossimo. Allora, siamo pronti, stiamo aspettando l'arrivo del ministro Costa, non sappiamo in questo momento dove sia, ma dovrebbe arrivare. Siamo in perfetto orario, in compagnia del collega Panaro. Allora, insomma, situazione bene o male è stabile, non è cambiato molto dall'ultima volta che ci siamo incontrati, che abbiamo parlato. Ci sono le nostre ragazze che giustamente sono il nostro futuro e speriamo che sia un futuro migliore di quello che si sta prospettando. Situazione Battipaglia, raccontaci un attimo freddamente quello che è accaduto finora. Freddamente sul fronte roghi, soprattutto quello dell'incendio di qualche settimana fa, di cui tutti sappiamo e abbiamo raccontato, abbiamo scritto pagine e pagine e voi la stessa cosa avete fatto molti servizi televisivi. Sappiamo che quello è doloso, quindi c'è molta attenzione sia da parte delle forze dell'ordine e anche del ministro Costa per capire cosa sta succedendo sul nostro territorio. Poi ci sono stati altri incendi, l'ultimo ieri sera, tra l'altro anche quello doloso, per fortuna non di rifiuti ma di sterpaglie, e ovviamente la gente vuol sapere che cosa sta accadendo. Oggi c'è il ministro Costa, capiremo che risposte darà alla gente, soprattutto a loro che sono il futuro della nostra Battipaglia, no? Allora, sentiamo qualcuno di voi che lo legge. Chi lo legge? Vai, vai, sentiamolo. Il 3 agosto c'è stato un incendio che ha causato un danno ambientale enorme. Le fiamme hanno avvolto i rifiuti. Il fumo è entrato nelle nostre case, nei nostri polmoni. Abbiamo respirato veleno, respiriamo veleno ogni giorno. Chi dobbiamo ringraziare? Ecco, chi dobbiamo ringraziare? Questo dovremmo ancora cercare di capirlo. Sono tanti i siti che trattano rifiuti sulla città di Battipaglia, nella città di Battipaglia, forse un po' troppi rispetto alla media regionale. Si parla addirittura di 40 siti e onestamente forse un po' di controllo in più sarebbe necessario, no Paolo? Sono sicuramente troppi e speriamo che oggi ci sia pure questo input da parte del Ministro, in modo tale che si crei realmente, come è stato richiesto anche dal comitato, una task force per fare dei controlli più oculati. Tra l'altro c'è una grossissima novità, ne abbiamo parlato in questi giorni: finalmente l'elinucleo dei carabinieri, quindi gli elicotteristi dei carabinieri di Ponte Cagnano, sono in grado di fare dei controlli in tempo reale con dei droni e vengono già utilizzati per la Terra dei Fuochi e saranno utilizzati anche qui. Quindi il ministro Costa potrebbe dare proprio questo input per fare più controlli e ovviamente fermare al riscontro degli illeciti. Una piccola nota polemica, no? Mia più che altro, perché ricordo, insomma, quando è accaduto il rogo il 3 agosto si era parlato della necessità, dell'importanza, della presenza delle istituzioni sul territorio, quando viene il ministro, come sempre le cose poi, no? Ieri leggevo su qualche social, come al solito, vabbè, ma che viene a fare? Insomma, devo dire che effettivamente, ovviamente, al di là della situazione, no, un po' ballerina del governo in questo momento, che Costa comunque è una persona legata molto all'ambiente e in ogni caso che sia nel nuovo organico oppure no, probabilmente, insomma, una voce in capitolo ce l'avrà comunque. Il problema è che ci si lamenta sempre, no? Certo. Ci si lamenta forse a sproposito a volte, non è una polemica la mia, è una sola considerazione come la tua, però l'importante è che almeno oggi il ministro sia qui e dia anche il segnale che lo Stato c'è e non abbandonerà questa terra, insomma, che è già stata martoriata. Io ricordo, lo dicevo prima a qualche collega, dal 93 che ci sono discariche abusive, discariche illegali, non bonificate, quindi questa terra ha già dato troppo in termini di ospitalità, mettiamoci due virgolette, ospitalità dei rifiuti, perché è stata martoriata. È vero, grazie Paolo. Nunzio Vitolo, raggiungimi un attimo. Battipaglia dice no, al di là, insomma, di delle polemiche, ministro sì, ministro no, l'importante in questo momento è che le istituzioni siano presenti. Insomma, Battipaglia, lo dicevamo prima col collega, è stata martoriata, ma non solo Battipaglia, la Piana del Sele, un po' tutti i paesi, anche perché bisogna fare fronte comune rispetto a questa situazione che sembra sempre più disastrata. C'è movimento, le persone arrivano, questo è importante ed è importante appunto la presenza del ministro, che poi non lo sarà domani, insomma, questo è relativo, l'importante è che una voce in capitolo ci sia. Beh,
il ministro è comunque sempre una carica istituzionale e quindi di per sé è impersonale, diciamo, se lo definiamo in maniera settica. Noi oggi chiediamo, siccome la parola che più diciamo, riusciamo a sentire in questi giorni è più annosa e copiosa nelle varie disquisizioni che si fanno e nei confronti è puzza. Oggi non si sente però, Oggi dovremmo avere un ministro al giorno, per, come diceva l'amico Cucco, per non avere... Ma noi di questo ne eravamo certi, abbiamo scommesso tutto quello che avevamo. In ogni caso noi chiediamo una discesa, un calo dall'alto di un peso istituzionale che comunque, al di là delle competenze territoriali, regionali o nazionali, un ministro che ha valenza anche internazionale può in ogni caso venire in un luogo e quantomeno chiedere se le regole che sono europee e nazionali vengono rispettate in questo sito in cui, ripeto, il territorio non vive nella ordinarietà ma vive nell'emergenza. Sempre, viviamo nell'emergenza ormai da tempo. Nunzio, ci vediamo dopo perché voglio sentire anche qualche... Ragazze, se siete stanche vi potete sedere. Allora, un consigliere comunale chiaramente dell'opposizione, ovviamente in questo caso non parliamo di maggioranza e opposizione perché credo che bisogna fare fronte comune rispetto alla situazione. Dicevamo con Nunzio, ma così anche con Paolo, che oggi il miasma non si sente. Chissà perché non si sente, insomma, non lo so, dall'alto qualcosa è accaduto. Sì, stranamente oggi non si sente niente, si sta bene in città e ci vorrebbe un ministro al giorno. Lo dicevamo, ma non ci sono, 300 se ci mancano al momento. Ne fittiamo uno al mese, allora facciamo un giorno a casa di ogni cittadino. Comunque sì, stamattina siamo qui prima di tutto come cittadini, poi come consigliere comunale, non di opposizione, ma come consigliere comunale, perché questa è una tematica che tocca tutti, indistintamente dal ruolo che si ricopre o meno, quello che abbiamo detto in ogni consiglio comunale. Mi auguro, c'è un bel po' di partecipazione, c'è ancora tanta gente che sta arrivando, molte persone chiedevano, quindi mi auguro... Consideriamo che è sabato, consideriamo insomma che sono le 11 del mattino, insomma è una giornata particolare, però la gente c'è anche fuori raccolta. Sì, c'è un bel po' di gente e questo è un messaggio importante per la città, per noi consiglieri comunali, per dire vedete che la cittadinanza su questo punto vi è vicini ed è un problema che va risolto, l'abbiamo detto anche nell'ultimo consiglio comunale, o si prendono dei provvedimenti seri, allora a quel punto siamo a fianco dell'amministrazione, oppure non si può più giocare sulla pelle dei cittadini. Beh, sicuramente lo diceva De Luca, se non sbaglio, sì, lo diceva De Luca qualche settimana fa, sicuramente da questo momento in poi null'altro interesserà Battipaglia. Il problema è che c'è già troppo, insomma, 40 siti che trattano rifiuti, forse effettivamente è un pochino tanto. Signora, siamo in diretta, signora non gliene frega niente che siamo in diretta, proprio non gliene può importare di meno, però va bene, quindi dico Battipaglia già veramente dato tanto, bisognerebbe aumentare i controlli, bisognerebbe però fare anche squadra, con le città vicine, anche limitrofe, senza litigare magari anche con Ebboli, no? Guarda, innanzitutto è chiaro che apprezzo le dichiarazioni del governatore De Luca, del presidente De Luca, e finalmente voglio dire, era ora che veniva lanciato un messaggio dove si diceva basta Battipaglia, non è che abbiamo già dato, ma stiamo continuando a dare quotidianamente, quindi è chiaro che dobbiamo fermarci, 41 impianti sono tantissimi, anzi mi auguro che possa arrivare magari, insomma, qualche chiusura, cioè, perché voglio dire laddove fosse necessario, laddove non ci sono i controlli. Certo, e non quello che accade stamattina, appunto, dove c'è un'aria perfettamente profumata e tranquilla in città. Quindi è chiaro, soprattutto mi auguro che venga fatta squadra, finisca questo campanilismo, finiscano queste guerre con Ebboli. C'è qualcuno che va avanti gli impianti a fare, a divertirsi, ma basta scherzare e fare politica e campagna elettorale su queste cose. Bisogna unirsi. Io mi auguro che stamattina ci sia qui, mi auguro che siano stati invitati anche gli altri sindaci, perché uniti questa battaglia si può vincere, divisi perdiamo in partenza. Beh, sicuramente gli inviti non credo siano stati fatti, sarà stato comunicato alla presenza, mi auguro che onestamente ci saranno. Ragazze, volevo almeno presentarvi, allora tu sei? Ida Cerrone. Quanti
Quanti anni hai? 12, quasi 13. Scuola? Alfonso Gatto. Quindi fai la terza media? Ok. Ciao ragazzi. Mi chiamo, sono Martina Iardi, ho 11 anni e frequento le scuole Fiorentino. Che classe fai, seconda? No, devo fare la prima media. La prima! Io mi chiamo Sabrina, ho 12 anni e vado alle Salvemini a Via Ravenna. Allora, il problema dei rifiuti lo sentite anche voi, forse magari non so se siete entrati proprio nell'argomento, però probabilmente i cattivi odori la mattina li sentite, no? Sì, sì. E questa è una cosa che ci piace molto. Sì, perché noi... Perché l'uomo incendia queste cose qua e non capisce che poi noi andiamo in malattia e può succedere cose gravi. Una cosa, sì. Allora, voi dite che attivate i droni e cose varie, secondo me non serve a niente, anche perché secondo me invece di attivare droni dovete spegnere questo incendio e non fate niente, se attivate i droni non serve a niente. Allora, l'importante... e che ci siano dei controlli per verificare che cosa è bruciato, no? L'ARPAC comunque ha comunicato che non ci sono state problematiche rispetto alle coltivazioni. Ovviamente noi aspettiamo ulteriori riscontri e speriamo effettivamente che qualcosa cambi. Voi, mi raccomando, al Ministro chiedete presenza sul territorio, perché la cosa importante è il controllo. Anche perché sinceramente noi per questa puzza non vogliamo morire, cioè... Beh, nessuno, è chiaro. Pensa, noi abbiamo fatto appunto un gruppo che vogliamo aiutare, Battivaglia, cioè la vogliamo ripulire un po'. Infatti siamo 22 ragazzi che mano a mano cresciamo sempre di più, perché è brutto vivere in una città piena di rifiuti, perché... Avete fatto un gruppo WhatsApp anche? Sì, e siamo anche su Instagram, questo qui. Ah, sei... Con la S piccola. Save the World Battivaglia. Ok, allora Save World Battipaglia, tutti i ragazzi che vogliono partecipare si uniscono e magari chissà l'unione fa la forza. Grazie ragazze, grazie mille. Allora, noi stiamo aspettando, stanno arrivando tantissime persone, c'è molto movimento anche all'esterno e aspettiamo insomma che arrivi il ministro a breve. Se ci date un po' spazio qui davanti, per piacere, do la parola a Don Michele che ci sta ospitando, lo ringrazio di nuovo per un saluto, grazie. Allora, buongiorno signor Ministro, grazie della sua presenza qui. Mi corre, diciamo, il dovere, ecco, dei saluti iniziali dopo quelli ufficiali e istituzionali rivolti ai presenti. Il mio saluto verte semplicemente su un aspetto fondamentale. Io mi onoro di essere al servizio di questa comunità, come lo siamo tutti i sacerdoti di Battipaglia e tutti i sacerdoti, diciamo, dell'Interland battipagliese. Viviamo questo servizio per amore al popolo e per il bene del territorio in cui viviamo. Un territorio che noi amiamo e di cui ci sentiamo figli, e penso che ogni uomo si sente figlio della terra in qualsiasi posto viva, ed è proprio questo diritto che noi dobbiamo difendere, dobbiamo valorizzare, ma soprattutto dobbiamo promuovere. Il diritto dei figli a vivere la terra di cui sono figli non può essere mortificato mai. Bravo! Questo è un territorio, caro Ministro, che ha una lunga storia, che parte, diciamo, dalla industrializzazione, che è stata una manna del cielo per questo territorio, ma talvolta è rischiata anche di essere, ecco, la luce delle allodole. Come, ecco, si evince anche negli ultimi episodi di desertificazione industriale. Accanto a questo ci sono moltissimi problemi che purtroppo tante volte si fa fatica a fronteggiare, sia a livello istituzionale e sia a livello di cittadini. Io mi faccio voce così di ogni volto, di ogni espressione e di ogni singola persona che abita questo territorio. Ma così come tutti i territori, ecco, della nostra Italia e del nostro mondo. Chi è a servizio come me, ecco, come ministro di questa comunità, ma anche nelle diverse istituzioni, non può mai
non riconoscere il dovere di abnegazione che deve esprimere per il luogo in cui è chiamato a servire. E penso che questo noi lo riconosciamo molto bene. Mi permetto una domanda, che è una domanda del cuore. Noi siamo qui oggi per il desiderio di bene. Il desiderio di bene per questa terra, per ogni singola persona, per i bambini, per quelli per i quali noi dobbiamo garantire il futuro e garantire la speranza. Oggi si vive, ecco, uno stato quasi di disperazione e noi non ce lo possiamo permettere qui a Battipaglia, perché noi siamo i figli della speranza. E proprio perché siamo i figli della speranza vogliamo che questa non muoia, caro Ministro. Noi siamo qui, dicevo prima, per garantire il bene, e il bene non ha colore politico. Per cui un'esortazione anche ai convenuti, che io ringrazio, sia ecco nelle vesti istituzionali, sia di semplice cittadino, e io mi sento cittadino di questo territorio, è vivere questo incontro nella dignità, nel rispetto e nel valore della persona. Ringrazio tutti, ecco, per il comportamento dignitoso, rispettoso per questo luogo, ma soprattutto per le persone che vi hanno preso parte. Grazie Ministro. Grazie mille Don Michele, davvero conferma insomma di essere una splendida persona che si occupa degli interessi dei cittadini e lo fa spassionatamente. Ora andiamo avanti con la scaletta e è il momento di dare la parola ai comitati e alle associazioni. Ne approfitto per ringraziare pubblicamente tutti i comitati e tutte le associazioni, non solo di Battipaglia ma di tutta la Piana del Sele, che devo dire lottano ogni giorno per il bene e per la tutela della salute di questi nostri territori. Quindi li ringrazio davvero, gli facciamo un applauso e non riuscendo per economia di tempo a dare la parola a tutti loro, chiamerò qui solo 5 tra comitati ed associazioni per un veloce saluto, che poi sono quelli che hanno maggiormente contribuito alla preparazione, diciamo, della documentazione e che abbiamo dato al Ministero e degli incontri che abbiamo fatto al Ministero. Quindi cominciamo con Emilia Abate in rappresentanza dell'Associazione Civis e Civitas. Con la mia adresse ti tengo io il microfono. Buongiorno a tutti. Volevo precisare prima di tutto che prendiamo la parola anche a nome del Comitato Civico ed Ambientale e del Comitato Amici dell'Ambiente, che sono anche loro qui con noi oggi. Gentile Ministro, la ringraziamo della sua presenza a Battipaglia e per aver voluto continuare quel dialogo iniziato a Roma l'8 di agosto sulla grave situazione ambientale di Battipaglia. In quella sede abbiamo discusso di ben 14 nostre proposte su cui il governo possa intervenire in aiuto nostro e di tutte le popolazioni che soffrono come noi per il saccheggio dell'ambiente. In quella sede ci siamo confrontati costruttivamente con lei e i tecnici del Ministero. Lei, Ministro, già conosce bene quella che è la situazione ambientale di Battipaglia, poiché in questi giorni abbiamo provveduto ad inviarle un dettagliato rapporto accompagnato da copiosa documentazione ed altra ne inviremo ancora su aspetti più specifici. Noi ci rivolgiamo a lei non solo come Ministro, ma anche all'uomo dello Stato e all'ambientalista al di là delle cariche. Aspettiamo con ansia risposta alle istanze da noi formulate, ma le chiediamo di aiutarci e di accompagnarci anche se in futuro, malauguratamente, non dovesse più svolgere l'ufficio di Ministro della Repubblica. La cittadinanza di Battipaglia si sente abbandonata, intrappolata ed impotente di fronte all'inadeguatezza delle istituzioni locali e dall'indifferenza quasi generale degli organi preposti alla tutela del territorio. C'è stata tolta persino la facoltà di aprire le finestre al mattino
e questo fatto, Ministro, sembra di scarsa. E questo fatto, Ministro, sembra di scarsa rilevanza. Concludi per piacere, Emilia. Lei non può immaginare cosa significhi per tutti noi il solo fatto di averla finalmente oggi qui. Speriamo che questa visita non si risolvi nel ricordo di una giornata particolare, ma che apra a Battipaglia nuove prospettive in linea con quanto discusso e concordato a Roma. E noi cittadini, lavoratori, genitori, figli, società civile non ci sottrarremo a fare quanto sempre abbiamo fatto, la nostra parte. Salutiamo e ringraziamo chi ha reso possibile questo evento, chi ci ha ospitato e tutti i cittadini presenti. Grazie mille. Ora chiamo per piacere Stefania Apostolico in rappresentanza di Cittade. Grazie Stefania. Ok. Buongiorno Ministro, la ringrazio innanzitutto della sua presenza qui, la ringrazio a nome dell'associazione civica che rappresento, l'associazione civica Cittade. Come ha visto, tutte le associazioni stanno facendo fronte comune per cercare di risolvere un problema che attanaglia la nostra città. Noi abbiamo invocato più volte la sua presenza qui perché questa città in realtà si sente abbandonata da una sorta di scarica barile tra regione, provincia e comune, che non ci consente di risolvere in maniera fattiva questo problema che coinvolge tutti. Quello che io non le sto qui a ripetere, tutte le criticità, i problemi che affliggono la città di Battipaglia dal punto di vista dell'ambiente, perché lei a seguito degli incontri che ci sono stati a Roma ne ha piena conoscenza. Quello che vorrei farle capire, a nome credo dell'associazione ma di tutta la città, che Battipaglia è davvero una città in ginocchio in questo momento e tutti i problemi hanno una valenza da non trascurare, con la verifica capillare degli impianti, la bonifica dei territori, non ultima il problema dei miasmi, come già ha detto la collega Abate. Siamo una città martoriata e da questo incontro ci aspettiamo delle indicazioni concrete, fattive, perché io credo che dalla presenza massiva anche che c'è oggi lei capisce che questa città vuole combattere, ha voglia di non piegarsi. Grazie ancora della sua presenza. Grazie. Grazie mille Stefania. Chiamo Alfredo Napoli per Lega Ambiente. Prego Alfredo. Buongiorno a tutti. Grazie signor Ministro per essere venuto, grazie a chi ha organizzato, grazie alle istituzioni per la presenza. Sarò davvero brevissimo anche perché, come è stato detto, il Ministro Costa è molto ben consapevole delle problematiche che insistono sul nostro territorio, le ha visitate questa mattina in zona industriale, abbiamo avuto modo, grazie alla sua disponibilità, di farle presente a Roma nei vari incontri nei quali ci ha ospitato, attraverso le documentazioni che sono state fatte pervenire al Ministero. Sa benissimo che Lega Ambiente si è schierata dalla parte di un singolo cittadino che ha fatto una causa per capire da dove provenissero le puzze che ogni giorno appestano la nostra città, se dallo Stile, se dall'impianto di compostaggio di Eboli, se da entrambi. Il Ministro Costa è consapevole di questo, qualche consigliere comunale che invoca l'apertura di questi cancelli forse non lo sa, ma noi grazie a questa iniziativa siamo entrati negli impianti insieme a un perito nominato dal Tribunale che provvederà poi a dare le sue conclusioni su quale possa essere la causa dei miasmi che appestano la nostra città. Poi magari spetterà al Comune di Battipaglia prendere delle conseguenze in base a questi risultati. Non sfugge al Ministro che qui non stiamo più fronteggiando problemi relativi al ciclo dei rifiuti. I miasmi che ci appestano quotidianamente, gli incendi di vasta portata in questi impianti che ben due volte hanno tormentato la nostra città fanno sì che qui non è più un problema di ciclo dei rifiuti. Due di vaste proporzioni, un altro di sono quattro in tutto, ma non sono paragonabili i due che sono stati applicati al Sera Ambiente. Scusate per l'interruzione, quindi qui stiamo fronteggiando un problema di salute pubblica, stiamo fronteggiando un problema di sicurezza, stiamo fronteggiando un problema che appunto esula dal ciclo dei rifiuti.
qui è un problema di difendere la dignità del nostro territorio e dei nostri cittadini. Mi rendo conto che il periodo politico nazionale non è quello che è, ma noi abbiamo bisogno del governo centrale, perché purtroppo la situazione è molto grave, è molto pericolosa e non è più questione regionale o comunale, c'è bisogno del fratello grande, c'è bisogno del governo centrale. So che la situazione a Roma non è delle migliori, purtroppo lo sappiamo, i governi vanno, i governi vengono, l'unica certezza che abbiamo è che qui a Battivaglia la puzza e la monnezza sono sopravvenute e ancora non se ne sono andate. Quindi grazie per la disponibilità, buon lavoro e buona fortuna a tutti noi. La maggior parte dei miei coetanei sono andati in altrove a lavorare, perché qui non c'è, si è persa la speranza di questa città. L'ambiente, tutelato anche dalla nostra Costituzione, ha bisogno della legalità quale strumento principale e elementare affinché sia tutelato. Punire qualche sporcaccione o farsi qualche selfie davanti all'impianto in fiamme non serve assolutamente a niente, dovrebbe essere la vita. Signor Ministro, come vede, oggi sono presenti tantissime associazioni, questo vuol dire che in questa città la politica è stata sempre assente, altrimenti noi non dovremmo stare qua. Non solo, se oggi c'è la necessità di noi cittadini di occuparci del bene pubblico, è perché la politica è sempre stata serva di alcuni interessi di questa città. È stato comodo e questo stato di cose, ossia questa commistione sostanzialmente tra chi lavora nei rifiuti, che come noto non è certo, diciamo, uno stinco di santo, e la politica è stata sempre in questa città. Per dirla in maniera molto, diciamo, facile, qualcuno si è preso sempre i voti di queste persone. Ti chiedo di concludere, per piacere. Concludo. Battivaglia presenta oggi una discarica mai bonificata, due impianti di compostaggio di cui uno è quale provinciale, lei lo conosce. Non solo, abbiamo una miriade di impianti privati protagonisti di questi incendi e disastri ambientali, del quale non abbiamo nemmeno un numero definito. Non sappiamo quanti impianti privati ci sono che hanno concessione regionale per stoccare diverso tipo di rifiuti, e sono questi impianti nella quale spesso si verificano quelli che sono i disastri ambientali. Battivaglia non l'ha tirata qui per un mero capriccio o per vittimismo, noi la tiriamo qui perché altrimenti rimarranno solo i vecchi, la monnezza e la camorra. Grazie Beppe. Informazione di servizio, per piacere state attenti a non appoggiarvi agli interruttori della luce, altrimenti è quello il motivo. La corrente la paga Don Michele, regolarmente è tutto a posto. Ok, concludiamo con l'ultimo intervento, chiamo qui Carmela Bufano, che è già qui, del Comitato Battivaglia di Cerano. Grazie signor Ministro. Come Comitato Battivaglia dice no, la ringraziamo sinceramente per essere qui oggi e fatecelo dire, siamo soddisfatti. Soddisfatti perché in questi 15 mesi non ci siamo mai stancati di cercarla e di sollecitarla. Ci siamo incontrati la prima volta a luglio dello scorso anno al Gifoni Film Festival, dove le abbiamo dato informazioni e documenti. Ci siamo incontrati ad ottobre a Roma per invitarla ai nostri convegni. Ci siamo incontrati a Napoli per informarla che la città l'attendeva. Ci siamo incontrati a gennaio di quest'anno grazie per aver ascoltato le nostre proposte. E poi all'inizio di questo mese ha nuovamente messo a disposizione di tutte le associazioni qui presenti i suoi tecnici per lavorare proficuamente insieme. Lei ci ha scritto che finché ci saranno cittadini pronti a denunciare soprusi illeciti ai danni dell'ambiente e del territorio, io ci sarò. Ecco, se crediamo nella democrazia, se crediamo nella legalità, se crediamo nella forza delle istituzioni, allora abbiamo il dovere di prenderla alla lettera e di considerare la sua presenza qui, il suo esserci, a qualcosa che va ben oltre la presenza fisica. E la sua diventa più di una semplice visita, significa saperla al nostro fianco. Significa sapere che lo Stato è attento alle nostre richieste, alle nostre esigenze, ai nostri bisogni. Significa che lo Stato cerca con noi la soluzione ai nostri problemi.
una città intera ripone in lei la speranza. La speranza che è una comunità che da oltre 30 anni è al servizio della collettività e subisce come una sorta di condanna l'ottima posizione geografica che ci ha portato ad essere una scelta comoda per risolvere le esigenze di un'intera provincia e anche oltre in tema di rifiuti. La speranza che possa finalmente respirare e non essere più tradita da tante promesse non mantenute. Non ci deluda anche lei, Ministro, e attendiamo le sue parole. Grazie. Grazie mille, Carmelo. Grazie. Allora, ci sono altre associazioni che ci chiedono di intervenire. Io ho precisato prima che sono tantissime e avremmo lasciato in rappresentanza di tutte la parola a queste cinque, che sono quelle che ci hanno prodotto la maggiore documentazione. Dopodiché, alla fine, durante, diciamo, le domande e gli interventi, se riusciamo con i tempi e riusciamo ad essere stretti tutti, volentieri facciamo fare un saluto anche agli altri. Quindi io ora passo la parola come da scaletta. E le domande sono dopo l'intervento del Ministro e poi dopo ci sono le conclusioni sempre del Ministro. Quindi per le domande vi potete rivolgere anche a Carmela, a qualcuno dei comitati. E alcuni sono già segnati, speriamo, ne faremo il più possibile. Ora finalmente voglio passare la parola a una persona che se ne sa sempre sempre disponibile, fin dal primo momento. Ricordate bene che ci aveva promesso che sarebbe stato qui, ci siamo aggiornati con lui tutti costantemente, glielo abbiamo chiesto ripetutamente e lui, nonostante i suoi mille impegni, nonostante la crisi di governo, nonostante un futuro da ministro che è incerto, ma tutti noi ci auguriamo che magari possa continuare, il ministro Sergio Costa oggi finalmente è qui e ha mantenuto la sua parola. E ora lasciamo a lui per quello che ha da dirci. Grazie Sergio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Per me è un piacere e un onore essere qua. Mi dispiace che vengo di sabato, mi scuserete perché casomai vi ho rovinato la mattinata a mare, non lo so. Però perdonatemi per questo, però ci tenevo a venire. Voi sapete che, e ringrazio tutti i parlamentari che sono presenti qui e i consiglieri regionali, e non è questione partitica, voi sapete benissimo che io l'ho sempre detto in tutte le salse e in tutte le lingue, l'ambiente non ha colore, non ha appartenenze. E quindi questa puzza che ho sentito stamattina, che mi è stata raccontata a Roma, ma che ho sentito stamattina, sarà pure poca puzza, ma comunque l'ho sentita, comunque si sente, e è una puzza che, state tranquilli, che sente sia il figlio di colui che è di destra che il figlio di colui che è di sinistra. Per cui voglio dire, l'ambiente veramente si dimostra qui plasticamente che non ha colori e non ha appartenenza. Ora, intanto per un motivo istituzionale è corretto che io saluto il sindaco, seppur non presente, la dottoressa Francese, chiarendo il perché non sono andato al comune. Non è un gesto di scortesia istituzionale, è un gesto di istituzionale correttezza. Mi spiego. Io sono un ministro dimissionario, come è tutto il governo dimissionario. Essendo un ministro dimissionario, il tono istituzionale è chiaro che deve avere un profilo minore e quindi non vado a sollecitare l'istituzione andando a casa dell'istituzione, il che non vuol dire che non svolgo le funzioni di ministro, ma che è chiaro che nel momento in cui posso svolgere solo la cosiddetta gestione ordinaria, come dice la legge, non impegno, non stresso il sistema e vado in una sede, peraltro ringraziando Don Michele che cortesemente ci ha ospitato, Don Michele grazie, quindi non è un gesto di scortesia né nei confronti dell'istituzione comune né nei confronti dei cittadini che comunque hanno un comune e un sindaco. Questo lo voglio chiarire perché non c'è assolutamente... Io sto da qua e tu stai da là. Quindi chi la vede, chi la sente, chiedo di portare i miei saluti. Ora, detto tutto questo, io veramente ringrazio Don Michele, grazie.
oltre perché ci ha ospitato, perché ho apprezzato molto le sue parole quando lei dice sentirsi figli del proprio territorio. E per chi conosce un po' la mia storia sa benissimo che io provengo da un territorio pure faticoso, quello della Terra dei Fuochi, che tutto sommato voi conoscete bene perché si sta estendendo e che quindi riguarda, ahimè, anche questo territorio. E sono figlio di quel territorio, orgogliosamente figlio di quel territorio e innamorato di quel territorio. E ho apprezzato molto quando lei parla, io ho preso appunti, che noi figli di questi territori, posso permettermi anche io dentro, desideriamo il bene e non desideriamo di rimanere nella disperazione. Non è retorica questa per cui inizio. Allora, lo Stato dov'è? Aspetti. Chiama e chiama. Allora, qual è la questione? Qual è la questione? La questione intanto è: cerchiamo di capire chi deve fare cosa in che termini. Per essere concreti, il grido di aiuto che arriva dai comitati, 5 comitati in rappresentanza di tanti altri, poi ci saranno le domande e quant'altro, chiedono lo Stato dov'è. Allora, signori, la prima cosa: lo Stato è composto da una serie di soggetti, non è composto dal governo nazionale e basta, diciamocelo con chiarezza. C'è il governo nazionale, c'è il governo regionale, c'è il governo provinciale, c'è il governo comunale. Perché lo dico? Perché in base alla legge, non quella che è la mia comodità, ma la legge, tra l'altro costituzionale, quindi alla carta costituzionale, e vi dico anche l'articolo 117, cioè scolpito nella carta costituzionale, c'è scritto chi fa cosa e in che termini. Perché ve lo dico? Vi faccio un esempio concreto. Il comune, non parlo del comune di Battipaglia, parlo del comune, ha una competenza molto chiara, per esempio, su ciò che è il piano regolatore e la delocalizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Non ce l'ho io quella competenza. Non ce l'ho io quella competenza. Il piano regolatore e la cosiddetta delocalizzazione degli impianti non è una competenza dello Stato inteso nazionale, è una competenza del comune. Non sto facendo le pulci al sindaco di Battipaglia, sto dicendo ognuno deve rispettare ciò che prevede la legge e fare ciò che prevede la legge, altrimenti chiederà sempre a qualcun altro di fare qualcosa ma non farà prima quello che deve fare. C'è una competenza della regione, non sto facendo le pulci a nessuno, però noi certe cose ce le dobbiamo dire. La competenza della regione è la competenza a scrivere, a eseguire il piano regionale sui rifiuti. È stato fatto nel 2016. Però, e io qua c'ho l'atto e ve lo mostro perché mi è stato presentato da un avvocato dei comitati, è la prima che ha parlato, non la vedo, ecco, l'abate, esatto. Avvocato, lei mi ha presentato questo l'altro giorno, si ricorda? Il protocollo d'intesa tra commissario straordinario di governo all'emergenza rifiuti, all'epoca Antonio Bassolino, ma lasciamo il nome, 2002, e sindaco di Battipaglia dell'epoca, il nome non me lo ricordo francamente, che impegnava sulle sostanze d'origine i miasmi, che impegnava il commissariato di governo sui controlli ambientali e su una serie di altre cose che a memoria non rammento. Questo è l'atto. Il commissariato di governo ha terminato le sue attività, vado a memoria, nel 2009, quindi dal 2002 al 2009 sono passati 7 anni. Questo protocollo per 7 anni non ha avuto nessuna soddisfazione, cioè non ha avuto esito, malgrado gli impegni che erano stati assunti per il territorio di Battipaglia. Dal 2009, per legge, non per scelta mia, per legge del legislatore, la competenza di tutte le attività del commissariato sono state ereditate dall'ente Regione Campania. Questo dice la legge. Quindi questo atto dal 2009 è entrato nella competenza politica della Regione Campania.
2009, vedete? Aspetta. Piano. Allora, perché vi dico questo? Perché noi mettiamo in fila tutte le competenze. Allora, ecco, avvocato, lei se lo ricorda perfettamente, ce lo siamo detti a Roma. Ognuno deve fare la sua cosa. Delle cose non sono state fatte. Allora, perché viene il ministro dell'ambiente qua? Lasciate per un attimo da parte che io sia un ministro dimissionario, per cui magari tra una settimana ci vediamo e torno a essere il generale Costa. Oggi ancora sono ministro, però io non so che succede in questi prossimi giorni. Però cosa può fare un ministro allora? Se abbiamo detto che il comune può fare delle cose e non le ha fatte, non assegno colpe, però ci sono delle responsabilità. Allora, il comune poteva fare delle cose e non le ha fatte. La regione poteva fare delle cose e non le ha fatte. Magari il ministro dell'ambiente, il governo nazionale, Per piacere, dopo ci sarà anche lo spazio per gli interventi, se lasciamo seguire il filo logico al ministro ci dirà sicuramente tutto. Abbiate pazienza. Anche il ministro dell'ambiente magari poteva fare delle cose e non le ha fatte. Allora io che impegno mi sono assunto davanti ai comitati, si ricorda avvocato? Insieme ai parlamentari e ai consiglieri regionali che sono asseduti a questo tavolo, li ho riuniti. Uno, datemi tutti gli elementi, le sentinelle del territorio sono i comitati, datemi tutti gli elementi e parlate, spiegatemele le cose, perché una cosa è sentirle a Roma, una cosa è sentirle a Roma, poi venire qua e sentire la puzza, come l'ho sentita. Aspetta. Poi qual è l'elemento allora? Scusatemi, non facciamo diventare uno sfogatoio oggi, cerchiamo di arrivare a delle conclusioni. Per piacere, per rispetto degli altri che sono qui per ascoltare il ministro. Allora, cosa è che posso fare subito? E ho già iniziato e abbiamo i comitati, alcuni rappresentanti dei comitati che sono testimoni viventi perché l'abbiamo già iniziato. I comitati mi hanno lasciato, penso a nome di quasi tutti i comitati o comunque, una sintesi di richieste che è questa, con 14 richieste, alcune per il ministro, altre per il sindaco di Battipaglia e così via. Mancano le richieste per la regione, sarebbe il caso di farle, visto che c'ha competenza. Ora però, al di là della battuta, io ho esplorato quali sono le prime richieste che i comitati mi hanno fatto. Se vi ricordate, voi siete venuti da me, io vi ho ascoltato nella sala Santoloci del Ministero dell'Ambiente, diciamo 3 settimane fa, l'8 di agosto, ed è una data simbolica perché se vi ricordate la crisi è iniziata l'8 di agosto. No, ci mancherebbe. Se tornate magari la chiudiamo questa cosa. Però al di là della battuta, siete venuti circa 2 settimane fa. Io ritorno dopo 2 settimane, il tempo di studiare queste carte. Alcune cose che chiedono i comitati non sono nella mia competenza, non le posso fare. L'abbiamo detto all'epoca, lo ripeto davanti a tutti, se no vi prendo in giro. Sono delle cose che proprio non afferiscono per legge alla competenza del Ministro dell'Ambiente. Ci sono delle altre cose che io posso provare a fare. La prima cosa che intendo fare, però con molta franchezza, qualora rimango ministro, se no vi prendo in giro, è inutile adesso prendervi in giro, ma è la verità, è quella che già ho detto ai comitati, e lei testimone anche lei, facciamo come abbiamo fatto con la questione rifiuti Lazio. Il presidente della regione e la sindaca, messi allo stesso tavolo alla presenza del ministro, che non solo fa da mediatore ma fa da propositore e dice: a mio parere le cose si risolvono facendo 1, 2, 3, siete disposti a farlo? Non lo posso fare io a prendere le decisioni perché la legge non me lo consente, voi, in quel caso il presidente della regione e il sindaco della città metropolitana, per legge lo potete fare, fatelo davanti a me, me lo sottoscrivete e la cosa ha funzionato. Bene, io voglio fare la stessa cosa per la, io chiamo volgarmente, perdonate, magari sono improprio, la piana di Battipaglia. Piana del Sirio. Allora,
meglio, Bibiana del sì. Voglio convocarmi, per essere chiari, i sindaci, dal sindaco di Battipaglia ai sindaci vicinori, perché è inaccettabile che i sindaci tra di loro litighino. Non ha senso, è stupido. Non ha nessun senso. I sindaci rappresentano i cosiddetti enti esponenziali dei cittadini, cioè vuol dire coloro che rappresentano territorialmente il cittadino. Bene, se tra di loro litigano, la soluzione già non si troverà più, solo per questo motivo. Me li convoco, ma mi convoco anche il sindaco presidente della provincia di Salerno ovviamente, che ha una sua competenza ambientale, che non è vero che non ha competenza, magari c'ha problemi per altri motivi, ma c'ha problemi di natura economica come ente, che è un altro tema. Poi mi convoco il presidente della regione Campania, che venga seduto allo stesso tavolo. Poi vengo anche io. Perché ve lo dico così? Perché se è vero che ogni soggetto istituzionale, ascoltate bene, se è vero che ogni soggetto istituzionale può risolvere piccole cose, è vero che tutti insieme risolvono il problema. Da solo no, insieme sì. E la dimostrazione di quello che vi dico, è proprio il caso Lazio-Roma. È proprio quel caso, che non è il derby, è proprio il caso. Perché insieme si risolve le cose. Allora, io questo impegno, ovviamente, se rimango ministro, altrimenti mi prendo in giro e vi dico che da generale non li posso convocare, tranne che per motivi giudiziari, ma è un altro tema. Quello è un altro tema. Vabbè. Allora, io questo lo posso fare, però io chiederò un altro aiuto. Non è l'aiuto a casa, come si sa. Io chiederò che a quel tavolo ci siano presenti anche una rappresentanza dei comitati. Perché? Perché ve lo dico? Per farvi un esempio concreto, guardate, oggi ero, adesso chi mi ha accompagnato saprà dire meglio di me il posto fisico dove era un'azienda, ingegnere, qual era quella dove sentivamo la puzza? Il compostaggio di Eboli, ok, siamo andati là. E quello che dicevamo con l'ingegnere, di cui chiedo scusa, mi sfugge il nome, ok, che era presente all'incontro a Roma pure, che io rappresentavo una cosa molto banale, però molto concreta. Nel momento in cui si assegnano i lavori per fare l'impianto di compostaggio e la raccolta del medesimo, il comune che lo fa, non quel comune, il comune, qualsiasi comune d'Italia che lo fa, dovrebbe mettere, e non lo fa invece, dovrebbe mettere nella contrattualizzazione, nel contratto con l'azienda che raccoglie e che gestisce, che sopra oltre certi livelli di puzza quell'impianto chiude, cioè non è più pagato. Lo si può fare prima, si chiama clausola espressa. Si può mettere, non è una clausola vessatoria, si può mettere, è chiaro che ha un costo elevato, più elevato, però si supera il disagio. Lei che è avvocato lo sa meglio di me che contrattualisticamente questa cosa si può fare. In questi comuni il contratto non è stato fatto così. La legge non obbliga il sindaco a farlo, ma se il sindaco è espressione del cittadino, impone etica e morale che lo faccia. Ora noi che stiamo facendo? Io ve lo dico subito, dato che etica e morale dipende dall'educazione di ciascuno e non è normata da legge, è vero avvocato? Noi abbiamo proposto una legge a firma di Ilaria Fontana sulle sostanze odorigene su tutto il territorio nazionale. Non lo vuoi fare per etica e morale? Lo fai per legge, quindi lo fai, è chiaro? Ma non è finita. Io ho iniziato facendovi un altro esempio. Sindaci dei comuni hanno nel piano regolatore, che voi sapete passa in consiglio comunale, non in giunta, approvato dalla giunta e definito in consiglio, cioè vuol dire che se ne parla urbi e torbi tutti quanti,
hanno il potere della cosiddetta delocalizzazione degli impianti stressanti per il territorio, chiamiamoli così. Ma non è un obbligo, anche quello è una facoltà, dipende dall'etica, dalla morale e dalla politica. Ci sta in Parlamento, e vi posso assicurare che lo so bene perché a firma mia, la legge, il disegno di legge governativo sul fattore di pressione ambientale, che obbliga i comuni a dire oltre un certo livello di impianti su quel territorio altri non ne possono andare più. Quindi si supera l'etica e la morale. Se ce l'hai, bene, se non ce l'hai io te lo impongo, è chiaro? Vabbè, ho capito, amico mio. Aspetta. Allora, scusate, ogni volta arrivo stufata alla direttiva europea. Le direttive europee vengono applicate con le leggi italiane. Scusate, se le leggi italiane non vengono fatte, la direttiva europea non è applicabile. Non è che lo dico io, lo dice il diritto internazionale. Però per applicarla ci vogliono le leggi che vi sto dicendo. Ora non mi chiedete perché nelle scorse legislature nessuno ha scritto queste leggi. Questo va chiesto a chi ci stava, non a chi sta adesso, scusate. Io vi posso assicurare che io le ho scritte. Devo dire, ma non è che voglio sperticarmi in complimenti, ma Ilaria Fontana, del materiale d'origine del Movimento 5 Stelle, ma adesso non è che io sto facendo il panegirico di un soggetto politico, però è un fatto questo. Andate in Parlamento, andate sul sito del Parlamento e le trovate queste cose. Ora, qual è allora l'elemento? Dato che noi, nelle more che le leggi si applicano, dobbiamo cercare e individuare soluzioni reali e concrete, allora iniziamo come ho fatto con Lazio, iniziamo a convocare tutti i soggetti a casa del Ministero, che è casa di tutti gli italiani. Ognuno mi dovrà presentare il proprio piano di gestione ambientale del suo territorio e voi capirete subito, perché io inviterò i comitati, però come auditori, non come interventori, per una questione di correttezza istituzionale. Però davanti a voi loro diranno cosa hanno fatto, cosa stanno facendo e cosa vorranno fare, e voi ne trarrete le conseguenze. Non è che le trae il ministro, le trarrete voi che ascolterete, senza possibilità di intervento, ripeto, per motivi istituzionali, però poi ne trarrete le conseguenze e sarete megafono sul territorio a tutte le persone che adesso mi stanno ascoltando. Questo secondo me è democrazia partecipata, quella dove voi siete testimoni viventi degli impegni di ciascun politico, dove per polis, politica, polis si intende gestione del bene comune, non questioni elettorali. Chi fa politica pensa a risolvere i problemi, chi fa elettoralismo pensa a pigliare voti. Sono due cose completamente diverse, non collimano necessariamente. Perfetto. Allora, adesso io ho piacere a sentire le vostre domande. Prima fatemi di nuovo ringraziare tutti quelli che sono presenti a questo tavolo, e in particolare ve lo dico perché mi ha stalkerizzato per un anno, e questo gli va dato come onore, l'onorevole Aguzzo. Voi potreste non essere d'accordo, ho sentito prima che qualcuno di voi non è d'accordo, però ve lo dico con franchezza: se una colpa c'è da assegnare dopo un anno, la colpa va assegnata a me, non a lui, perché lui per un anno mi ha stalkerizzato tutti i giorni. Quindi se c'è una colpa è mia, ma chiaramente voi dovete comprendere che, ahimè, cioè io sono dovuto venire di sabato perché a volte veramente non c'è il tempo per essere avvocato. Quante volte ce lo siamo detti? Cioè, materialmente, voi mi vedete, diciamo, abbronzato, ma perché sono stato sulla Goletta Verde, collega ambiente, non perché mi sono andato a fare i bagni, che mia moglie non la vedo non so da quanti giorni, tranne ieri sera con cui sono riuscito a cenare con lei, per dirvela con molta franchezza. Questa è la verità storica. Allora, io ascolto adesso le vostre domande
e abbiate la bontà di cogliere lo spirito col quale sono venuto. La signora dei comitati, di cui mi sfugge il nome, ha detto: Carmela, io, ha detto, non ci abbandonate, io da ministro non vi abbandono, questo è sicuro. Però ragazzi, ve lo dico con molta franchezza, non pensiate che io ho la bacchetta magica. Però proprio la trasparenza con la quale vengo qua e vi dico: l'impegno è, ci vediamo a Roma con tutti i soggetti istituzionali e voi come auditori, è la trasparenza di chi dice: voi saprete poi trarre le conclusioni da chi vuole fare le cose e chi non le vuole fare. Questo ve lo assicuro, lo Stato su questo ci sta, lo Stato quello con la S maiuscola. Io non ho esigenze elettorali. Quando ho smesso torno a fare il generale dei carabinieri, non ho nessun problema. Ascolto voi. Grazie mille, ministro. Ora noi abbiamo 5-6 interventi già segnati, già programmati. Andiamo veloci, signori, facciamo questi 5-6 interventi. Facciamo rispondere il ministro, se riusciamo facciamo un altro giro, ma mi suggeriscono già che siamo in ritardo sulla scaletta. Noi ci proviamo. No, non parliamo di comitati. Ora non parliamo di comitati, ci sono le persone che si sono presentate, prenotate quando l'ho detto prima, quindi lascio la parola ad Angelo Minelli, lo chiamo qui per fare un intervento, eccolo, grazie Angelo. Chi ancora si vuole prenotare può rivolgersi a Carmela, se ti avvicini più là, Carmela. Prego Angelo, a te la parola. Salve, le domande da porre sarebbero tante. Io sono... Silenzio per piacere. Le domande da porre sarebbero tante. Io sono studente laureato in politica, istituzione e territorio. Sto preparando una tesi di laurea in urbanistica, pianificazione territoriale e ambiente. E quindi ho colto l'occasione per porre delle domande al ministro su quello che è di competenza del Ministero dell'Ambiente. Perché le domande sarebbero tantissime, però riduco a due. Una cosa che volevo chiedere, particolarmente interessante, riguarda il protocollo d'intesa, visto che se ne è parlato. Nel 2002 è stato fatto questo protocollo d'intesa, la regione l'ha trascurato, l'amministrazione locale in buona parte l'ha trascurato, se ne è ricordato troppo tardi di averlo, anche questa amministrazione non è colpevole di questo. Però sostanzialmente, come può fare il Ministero dell'Ambiente o comunque lo Stato a vigilare sul rispetto di questi protocolli, che comunque se rispettati avrebbero comportato una situazione diversa oggi? Quindi fondamentalmente questa, che dove ci debba essere qualcuno che vigili sul rispetto, a qualcuno esterno, una terza parte, magari uno Stato. E una cosa particolare che volevo anche chiedere, una seconda domanda molto veloce, riguarda il disegno di legge Terra Mia, di questo di cui ho letto a stracci, che non è, diciamo, è ancora un progetto in corso, però mi è interessata la parte riguardante il DASPO ambientale, per quanto riguarda le aziende che non rispettano, che sono fuori norma, diciamo, che hanno degli aspetti. Quali sono, di preciso, quale dovrebbe essere la gravità di questi aspetti? Cioè, ci dobbiamo aspettare ogni volta una catastrofe ambientale prima di espellere un'azienda dalla città? E quindi solo a catastrofe compiuta, o dobbiamo fare almeno un minimo di prevenzione e dire: se tu già ad esempio non hai rispettato la valutazione di impatto ambientale, che è una cosa che deve essere fatta per legge, che spesso la regione esonera le aziende locali a fare questa valutazione di impatto ambientale, se questo ad esempio già è un elemento sufficiente per dire: no, aspetta, devi metterti a norma, altrimenti sei a rischio d'asma ambientale. Questa è una cosa che di prevenzione che penso vada trattata. Grazie, c'erano altre domande però ridotto al minimo. Grazie Angelo, grazie per le tue domande, e chiedo a tutti di rimanere nei tempi come ha cercato di fare Angelo giustamente. Ora chiamo Antonio Pappalardo per un suo intervento. Ministro, buongiorno, grazie di essere venuto. Io, se gli altri lo permettono, voglio fare da portavoce a tutte le persone che combattono contro malattie tumorali. Sono rimasto molto... purtroppo sono rimasto vedovo da 20 giorni, mia moglie 41 anni, e le posso assicurare...
Mia moglie faceva parte del comitato, era una ragazza molto attiva, presente sui problemi ambientali. Ma io non sono qui per una rivalsa o per qualsiasi cosa, io sono semplicemente vorrei far notare le tante persone che su questo territorio sono ammalate, cioè veramente è un'epidemia, forse non se ne parla, non so il perché, probabilmente si vuole nascondere alcune cose, ma purtroppo le assicuro che su questo territorio è una piaga sociale, è un'epidemia, cioè una cosa assurda. Nell'ultimo mese sono, oltre a mia moglie, sono stati funerali di 50, altre 7 persone, quindi voglio dire, io la ringrazio perché per la sua presenza e sono certo del suo impegno, e anche come è stato detto, a parte tutte le cose che abbiamo, delle discariche eccetera eccetera, noi abbiamo anche una criticità sulle colline, sulle nostre colline, dove negli anni passati è stato interrato materiale pericoloso, come all'epoca il famoso pentito anche nominato. Insomma, le chiedo solo questo di accogliere il grido di allarme delle tante persone che combattono e che non ci sono più. Grazie. Grazie mille, Antonio, per la tua testimonianza molto toccante, ovviamente. Grazie ancora. Ora vorrei che mi raggiungessero, se ho capito bene, 2 bambini scout che dovrebbero leggere una lettera, metà per uno. E eccoli qui, sono bellissimi, quindi vi tengo io il microfono, sapete voi qual è la parte che deve leggere ciascuno. Cominci tu? Ok, ci dici il tuo nome? Giampaolo. Ok, vai Giampaolo, a te la parola. Caro Ministro Costa, vogliamo darti del tu, perché in questo momento abbiamo bisogno di amici. Siamo i ragazzi di Battipaglia, spensierati e gioiosi, come tutti i ragazzi italiani, con 1000 sogni e 1000 speranze. Amiamo la nostra città, ci viviamo e magari, se saremo fortunati, ci vivremo ancora per un po', senza essere costretti a scappare in luoghi più vivibili. Ministro, tu che conosci le nostre realtà, che ti sei battuto per anni per la legalità e per la giustizia dei popoli, per la civiltà e la vivibilità delle città maltrattate e distrutte dal malaffare, ci deve aiutare a sviluppare i nostri sogni e a farli diventare progetti di vita e di cambiamento. La nostra terra brucia ormai da anni, la nostra terra puzza da quando siamo nati, la nostra terra è inquinata e ci inquina, la nostra terra ci fa malare. Ci fa perdere persone care, ci fa chiudere nelle case senza poter uscire, non ci permette di abitare, figuriamoci di vivere. La nostra terra ci fa tentennare, ci spinge ad abbandonare, a scappare. Le nostre istituzioni promettono da anni e non mantengono, e noi ci sentiamo sempre più soli. Grazie. Ora tocca a te la seconda parte, ci dici il tuo nome prima? Filippo. Ok, Filippo, a te la parola per le conclusioni. Abbiamo bisogno di un amico, di una persona che ci prenda a cuore, che ci comprenda, che ascolti e che ci dia una mano a riprenderci le nostre vite. Ci aiuti a credere che lo Stato sia ancora dalla parte delle persone, dei ragazzi come noi, ci aiuti a non vedere più i nostri cari lottare contro mostri imbattibili, ci aiuti a giocare nelle piazze e nei giardini senza dover sentire bruciare gli occhi e la gola, ci aiuti, come ci chiede il nostro essere scout, a lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, ci aiuti a svegliarci in una città bella che ti invita a vivere e non a morire. Ministro Costa, ti vogliamo come amico, come uomo di casa Battipaglia, come supereroe al nostro fianco. Abbiamo bisogno di te per vivere, per sognare, per...
Ministro Costa, ti vogliamo come amico, come uomo di casa a Battipaglia, come supereroe al nostro fianco. Abbiamo bisogno di te per vivere, per sognare, per rendere la nostra terra un posto di bellezza, per essere ragazzi normali. Grazie, grazie mille, ragazzi, siete stati bravissimi. Ok, ora ci sono degli altri ragazzi che vogliono intervenire, mi sa che parla Marina per tutti, vero? No? Ah. Ok. Allora, ci dice anche tu. Martina. Ok, Martina, a te la parola. Voi adulti utilizzate le ragazzi come scusa e scudo per coprire le vostre mancanze. Dite di volere un mondo migliore per i vostri figli. Volete un mondo dove poter respirare aria, non veleno. Tutti dite di dover educare noi, nuove generazioni. Invece noi ragazzi diciamo che siete voi che dovete essere educati. Chi non conosce l'educazione non può insegnarla. Come pretendete... Come pretendete ottimi insegnamenti a scuola, siete ottimi insegnanti di vita, imparate a rispettare l'ambiente. A voi adulti, cittadini e amministratori, il mondo migliore che volete per il nostro futuro, noi lo vogliamo adesso. Vogliamo oggi poter respirare per vivere nel rispetto di ciò che ci circonda. Ci avete messi al mondo e siete responsabili di noi e del mondo stesso. Noi non conosciamo il significato del termine interessi politici. Noi vogliamo solo poter correre, giocare e vivere in un ambiente sano. Ci avete tolto aria fresca per donarci gas nocivi. Ci avete tolto il mare limpido per donarci isole di plastica. Ci avete tolto alberi e verde per una città di cemento e spazzatura. Grazie, siete tutto ciò che un ragazzo non dovrebbe prendere come esempio. Sapete cosa vi manca? La volontà. E volete scaricare tutto su di noi, sul futuro. Assumetevi le vostre responsabilità. Iniziate nel vostro piccolo al rispetto. Bravo, bravo. Rispetto dell'ambiente, solo allora potrete educarci, anzi noi crediamo che non ce ne sarà bisogno, perché sarete stati un buon esempio da seguire. Grazie Ministro, grazie cittadini, speriamo che queste parole non saranno solo fumo, come quello che ho respirato il 3 agosto e che respiriamo ogni mattina. Grazie Martina, ora ci dice Ida, a te la parola. Allora, admin qui presenti oggi, Ida Maria Matilde Cerrone, Martina Gagliardi, Sabrina Taura, Donatello Verza, Bruno Farabella, Antonio Fasano e Gerardo Vece. Grazie, grazie ragazze. Sì, ora vado velocemente avanti, chiamo Raia Giovanni, signor Raia Giovanni, che non so dov'è. Vabbè, vado avanti. Ah, eccolo. Signor Giovanni, a te la parola, mi permetto di dare del tu e tengo io il microfono. Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, signor Ministro, e grazie per la sua presenza oggi qua. C'è stata una persona qua che mi ha preceduto e ha detto le cose e ha letto il mio pensiero. Io 13 anni fa, di fronte qua, ci sta, come si dice, il centro sociale, e partecipai a una riunione che si parlava sulla terra dei fuochi. E là era presente, e non era ancora sindaca, la dottoressa Francesca. E in quella sede, dopo che tutti quanti, i politici, non politici, amici dei politici, avevano detto la loro, come adesso, come papà di famiglia, come un papà di famiglia, mi alzai e disse: sentite, ma voi lo sapete quante morti ci sono state di cancro, di leucemia e cose affine? E là c'è stato pure un
procuratore della Repubblica che stava lì e che ci stava raccontando che come succede, come avviene questi fuochi, come si incendiavano le cose. Però intanto io rimasi vedovo, due ragazzi, 11 e 13 anni, non sapevo più come le era portare a Nazza. Tutti quanti mi hanno detto una porta in faccia, tutti, istituzioni, i parenti, tu padre, la mamma, i nonni, che io non sapevo come era che fa. E io mi sento mica, non era che partiva la mattina e andava a lavorare qua. Io lavoravo sulle navi, un pane mio era un coppia in nave e non potevi più imbarcare, sapevo che era la fame. Mi sono rimboccato in manica, ci ha tirato a Nazza, ci ha fatto sacrifici su sacrifici. Poche settimane fa, in questa chiesa a casa, ci ha portato il mio fratello con un polmone solo, in una barra. Non voglio dire niente di più, sono stanco. Aiutateci veramente, senza colore politico. Mettete la mano in coppa a coscienza, tutto quanto, e dateci una mano. Perché non ce la faccio più, sono stanco. Sono stanco e promesso, e ghiaccio e fosserei. Ci dà aiuto. Che sei tutto. Ok, proseguiamo. Chiamo qui Massimo Sorvillo, che interviene a nome di Confcommercio, Confesercenti, Comitato Commercianti Battivaglia, facciamo centro, quindi una serie, ne approfitto per ringraziare anche l'associazione Rinascita e tutte le altre associazioni che sono presenti ancora di nuovo. Ringrazio Alfredo, l'ingegnere Alfredo Vicinanza, che stamattina ci ha accompagnato durante i sopralluoghi che abbiamo fatto con il ministro e che non manca mai di dare il suo apporto. E quindi passo la parola a Massimo Sorvillo, a cui chiedo di essere breve. Signor ministro, buongiorno, saremo velocissimi. Chiaramente ringrazio per la presenza. Il settore commercio, come lei sa, in una situazione di questo soffre. Battipaglia sta soffrendo da tutti e due lati, non solo da parte dei cittadini ma anche nel settore commercio. Noi quello che vogliamo dire è che per fare quello che fa l'imprenditore, per far star bene il suo operaio, la persona, necessità che deve lavorare bene, se l'ambiente in cui lavori può lavorare bene. Battipaglia non si lavora bene. Io le volevo fare questa richiesta. Ho seguito con attenzione la sua presenza in TV sul problema del fuochi dell'intervento fatto a Petrolio, dove nell'analisi che faccio per televisione il giorno 10 agosto, l'analisi fatta sulla terra di fuochi a Caserta, dove in tutte le analisi sono uscite fuori, un elemento che sono rimasto colpito è il fatto dei miasmi, il triangolo che si faceva in Toscana. Prato precisamente, dove poi è stato risolto. La mia domanda è questa: sono stati bravi loro a risolvere il problema? È stata l'istituzione, perché comunque è stato risolto, con il coinvolgimento anche delle attività. La mia domanda è: se è necessario che Battipaglia deve mettere non solo al tavolo delle istituzioni anche gli imprenditori per far capire quello che ci sta da fare o che dobbiamo fare insieme, penso che sia anche questo il consiglio che lei può dare all'amministrazione, per dire è vero, non solo mirare, perché comunque sono imprenditori che danno
da mangiare a famiglie, portano interesse. Allora cerchiamo di capire, c'è bisogno da fare una fiduzione a garanzia del territorio? Tramite loro facciamolo, ma rendiamo il territorio bello come quello di Prato, perché l'hanno risolto. Grazie. Grazie mille. Ok, facciamo un ultimo intervento, la signora Anna Lardo, e poi dopo diamo la parola al ministro, vediamo con i tempi, se non riusciamo ci fermiamo lì, stiamo cercando di far parlare tutti. Arrivo, dopo sono da te. Prego, signora Anna, tengo io il microfono, grazie, per piacere, 2 minuti. Signor ministro, io vi ho ascoltato bene prima le parole che voi avete detto. Quando riguarda la regione, la provincia e Battipaglia, voi sapete che c'è un grande problema. Sono tutti corrotti. Allora di che cosa stiamo parlando? In automaticamente, quando noi ci troviamo un De Luca che detta legge, Battipaglia dice sì, Montecorvino dice sì, tutti i comuni sono d'accordo, per fare cosa? E la legge dov'è? Noi sappiamo tutto, di tutti, e nessuno fa. Allora c'è stato un problema grande. Se anche voi con 5 Stelle, persone per bene, persone pulite, ci stiamo trovando un'altra volta con lo stesso problema, noi ma che ma fa giù? Dobbiamo fare come i francesi, dobbiamo scendere. Qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. Perché lei è una persona per bene, ma voi fra 3 giorni non sapete se vivete o morite. Quello è il discorso. No, quando riguarda la politica, in cui noi, con tutto il bene che vi vogliamo, dopo che tutto quello che abbiamo detto, a chi chiama dice? A nessuno. Politicamente non lo possiamo dire più a nessuno. Allora come lo dobbiamo risolvere? Lei mi può dare una risposta. E prima mi ha piaciuto. Grazie. Grazie. Allora, io prima di ridare la parola al ministro sento il dovere di prendere le distanze. Volendo lo possiamo fare tranquillamente, il ministro ha una scaletta, deve proseguire. Signori, vi garantisco che noi vorremmo fare intervenire tutti. Se facciamo un attimo concludere il ministro, però prima volevo giustamente a nome di tutti prendere le distanze da alcune affermazioni che ho sentito. Non bisogna mai generalizzare, non bisogna mai dire tutti sono corrotti, alcuni, come dicono le cronache giudiziarie, sicuramente sì. Fino a prova contraria tutti gli altri sono innocenti, e mi sento di prendere le difese delle forze dell'ordine. Assolutamente non si può dire che le forze dell'ordine che quotidianamente... Non l'ha detto lei, non sto parlando di lei, non l'ha detto lei, per piacere, era doverosa questa precisazione. Ripasso la parola al ministro. Prego Sergio. Allora, eccomi qua. Io ho preso appunti delle domande che mi sono pervenute. Ora, è chiaro che ci sono sicuramente, ho visto tante mani alzate, tante altre domande, però chiariamo anche questo, non c'è voglia di non ascoltare altre domande, anzi, ma proprio in quel sistema che abbiamo detto, in modo strutturato, organizzato, nel quale io convoco i soggetti istituzionali e i comitati come uditori, le domande vengono canalizzate in quel modo, quindi diciamo che lo spazio istituzionale per poter fare altre domande, tra l'altro ai soggetti che sono preposti per dare quelle risposte, vi assicuro che se rimango ministro ci saranno. Quindi non vi preoccupate se qualcuno non le ha potute fare. Diciamo, tra virgolette, oggi è stato l'inizio di un cammino, mettiamola così, come la direttiva. Allora, le domande, scusate. Allora, le domande, io adesso i nomi non me li sono segnati, abbiate pazienza. C'era il ragazzo laureando che mi faceva 2 domande.
Angelo. Angelo, ok. Allora, sul disegno di legge Terra Mia, io l'ho già diramato, disegno di legge governativa, tecnicamente è un disegno di legge Terra Mia, vuol dire diramato, vuol dire che l'ho mandato agli altri ministri del governo per avere quello che tecnicamente si chiama concerto, cioè siete d'accordo o non siete d'accordo, per essere chiari. Alcuni hanno già risposto, altri a causa della crisi di governo non mi hanno ancora risposto. Quelli che mi hanno risposto hanno detto a noi piace come l'hai scritto. Per dirvi che cosa? Che è ben avanti, cioè a giugno è stato mandato, quindi vive già, è incardinato nella storia parlamentare. Ora qual è l'elemento? Tu hai detto, posso darti del tuo, scusami Angela? Tu hai detto una cosa molto intelligente, hai detto sì, ma il DASPO come si applica? Che sarebbe chi inquina va via dal territorio. Io l'ho incardinato nella norma Terra Mia, ma la norma Terra Mia è la quinta di altre norme che ci sono prima della norma Terra Mia, che tutte quante sono ormai inserite nel percorso parlamentare, tutte, che le ho diramate tutte quante tra maggio, giugno e la prima settimana di luglio, tutte e cinque. Che cosa vuol dire? Prima di arrivare a cacciarti dal territorio, io in un'altra norma che ho chiamato tutela ambiente, che è preventiva, ti dico tu devi, e ti metto nelle condizioni, di rispettare tutte le norme tipo l'autorizzazione integrata ambientale, che sia regionale o che sia nazionale, l'autorizzazione unificata ambientale, eccetera, 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 la via VAS, regionale o nazionale, sono tecnicismi, però lui mi ha fatto una domanda tecnica, rispondo in termini tecnici. In quel caso tu me li devi rispettare prima, io ti metto nelle condizioni di rispettare, ma se tu hai questa mentalità criminale, perché ormai si parla di quella soglia, la differenza tra chi inquina e chi è criminale, allora se tu sei un criminale io ti mando via dal territorio. Che cosa voglio far intendere? Che molto spesso, e qua consentitemi di tutelare, ma ne provengo e quindi tutelo anche me stesso, le forze dell'ordine, molto spesso noi come forze dell'ordine siamo obbligati a inseguire tutta una serie di soggetti che hanno determinato aggressioni al territorio di tipo ambientale. Non potendo fare distinzione tra coloro che l'hanno fatto da semplici delinquenti, che potevi con delle norme di prevenzione bloccare prima, e coloro che invece sono dei veri criminali, che è un'altra cosa. Allora quando io, scusate, lo dico da generale dei carabinieri, ma qua ci sono dei colleghi, vedo lui di fronte, ma ci sono tanti colleghi in divisa e in borghese, che molto si sono spesi in questo campo, quando a me mi fa inseguire centinaia e centinaia di soggetti, io quando devo acchiappare il criminale non ho la forza per acchiapparlo. Allora la legge che ho scritto e che ho diramato serve proprio a questo, per dire facciamo fare agli enti locali in modo tale che possono fare la norma di prevenzione, se non la fanno io commissario il comune, perché questo è l'elemento, io commissario comune, che c'è nella legge tutela ambiente, capisci? Che è norma di prevenzione, che è norma di prevenzione, e quando tutto questo l'ho fatto avrò la forza per acchiappare il vero criminale che ha seppellito nelle montagne di Battipaglia, come ha detto il signore che è rimasto, aspettate poco, che è rimasto vivo. È chiaro quello che voglio dire? Ecco come nasce, è un'operazione che è concatenata, perché io credo sempre che con una sola norma tu non risolvi il problema, è quando tu concateni sistemi a network che tu risolvi i problemi. E quindi cinque leggi, cantiere ambiente per esempio, tutela ambiente, terra mia, risana ambiente con le bonifiche, quale bonifiche non si fanno? Ci domandiamo perché non vengono fatte le bonifiche? E io ho fatto la legge sulle bonifiche, vedete? Allora, la questione della malattia. Io mi sono domandato, da ministro dell'ambiente, non da ministro della salute, mi sono domandato,
ma che possiamo fare per la questione delle malattie? Aspetta. Allora, il registro tumori, sapete come funziona? Il registro tumori funziona che oggi tu analizzi i dati di 5 anni fa, per il semplice motivo che raccoglie i dati, li analizza e poi vengono pubblicati. Ma intanto io muoio oggi, mi ammalo oggi, e le soluzioni di 5 anni fa oggi magari non valgono più. Devo fare in modo più veloce. Allora, che cosa ho proposto? E l'abbiamo sperimentato col patto Terra dei Fuochi, quindi un atto firmato da 7 ministri e dal Premier, quindi qualcosa forte. Abbiamo detto: scusate, ma noi abbiamo una sentinella, già ce l'abbiamo. Io non so perché sto coso fischia. Devi spegnere il tuo, forse è spento, allora fischia come hai fatto. E noi abbiamo già una sentinella sanitaria, sono i medici di base. Chiunque di noi sta poco bene, la prima cosa che fa, va dal medico di base, quantomeno per farsi prescrivere la malattia. Aspetta, fatemi raccontare cosa abbiamo pensato. Voi non so se sapete, forse c'è qualche medico di base che mi ascolta, voi non so se sapete che ogni mese i medici di base della Campania mandano alla direzione generale della regione Campania, con un clic informatico, quindi senza grande fatica, l'elenco dei malati diabetici del proprio circondario e l'elenco, se non ricordo male, delle epatiti A o B, o delle epatiti, diciamo. Perché? Perché raccolgono il dato e lo mandano. Io ho fatto la proposta, scusate, più semplice di questo mondo. Ma se già lo si fa per i diabetici e per l'epatite, io non sono medico e non sono nemmeno ministro della salute, ma quella stessa regione, perché i medici di base dipendono dalle regioni, quella stessa regione non può chiedere a quegli stessi medici di mandare anche con lo stesso click ogni mese i malati da ingiurie ambientali, come può essere per esempio dall'asma, che è una cosa semplice, al tumore o che altro? Non lo possono fare. Allora mi sono andato a chiamare l'ordine dei medici e anche la rappresentanza dei medici di base della Campania, e loro mi hanno detto sì, però ce lo deve dire chi ci paga, perché noi non lo possiamo fare da soli, e chi ci paga si chiama Regione Campania, non si chiama Ministero. Perché lo dico? Perché allora io che cosa ho fatto? Ho detto: Ministero della Salute, non lo puoi fare tu, ma vogliamo provare a farlo insieme all'Istituto Superiore di Sanità, che dipende dal Ministero della Salute, e l'abbiamo firmato questo protocollo, si chiama EPICA, che è il progetto sperimentale dei medici di base di una zona della provincia di Napoli, Terra dei Fuochi, che ogni mese mandano questi messaggi gratis, perché è tutto gratis, non costa nulla. A quel punto tu hai due informazioni immediate, mese per mese: uno, sai il numero dei malati che tu hai; due, sai di cosa sono ammalati, perché noi pensiamo al tumore, ma c'è anche l'asma, banalizzo, no, ma ci saranno tante altre cose che io non conosco, ma sono da medico. Ma sappiamo un altro elemento così importantissimo: noi sappiamo dove abitano quelle persone, e quindi si dice tecnicamente geolocalizziamo la malattia. Cioè, noi sappiamo che se abitano in un quartiere, probabilmente in quel quartiere, se c'è una concentrazione di malattia, ci sarà un problema ambientale che in un altro quartiere non c'è. Il registro tumori, tutto questo non ce lo dà. Ecco quello che io ho chiesto alla Regione Campania: ho chiesto, Presidente, firmi questo protocollo. 19 novembre 2018, prefettura di Caserta, firmi il protocollo EPICA e iniziamo a lavorare insieme. Il Presidente non ha voluto firmare. Questa è la verità. Ora, è una responsabilità politica, non è una responsabilità giudiziaria. Scusate, perché ve lo dico? Non sto facendo elettoralismo.
Io parlo di pezzi di carta firmati o non firmati, però non demordo, non demordo. Il ministro della salute dimissionario come me, Giulia Grillo, insieme al commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità, comunque lo stanno facendo con i medici disponibili, non avendo competenza per legge, comunque lo stanno facendo. Però voi capite che significa sapere indirizzo per indirizzo qual è il problema? Lo puoi affrontare molto meglio, perché sai qual è la questione sanitaria di quella via, di quella piazza, nemmeno di quel quartiere. È un lavoro, secondo me, fondamentale, e lo dico da non medico, però me l'hanno detto medici a me. È chiaro che il ministro dell'ambiente, come fa adesso, lo può sostenere, ma non è nella mia penna firmarlo. Vi ho raccontato la storia per dire traetene voi le conseguenze di chi è la competenza, di chi ha voluto fare le cose e non le ha volute fare. Ora, la terra brucia e puzza. I due ragazzi, i due boy scout poco più grandi delle mie nipotine, scusate, io sono nonno due volte, poco più grandi delle mie nipotine, chiaro che ti emozionano quando parlano, perché noi non ci pigliamo in giro. Almeno guardando me voi capite che io non sono proprio un ragazzino anagraficamente, c'ho anni da vivere rispetto agli anni dei nostri figli e dei nostri nipoti. È quasi banale dirlo, però è la realtà, di cui molti politici non si rendono conto, si considerano eterni. Noi non siamo eterni. Ora, è molto bello, signor, state per un po' zitto, lo voglio bene. A me è piaciuto molto, è piaciuto molto il termine che hanno usato. Devi diventare un nostro amico. Le supereroi magari. Devi diventare un nostro amico. Amicizia è un sentimento. L'amicizia, noi non dobbiamo confondere conoscenza con amicizia. Noi, molti di noi siamo conoscenti, pochi siamo amici. Questa è la verità. Però c'è un amico che è obbligato, per la scelta di vita che è fatto, a essere amico, cioè a nutrire un sentimento per qualcun altro. Questo soggetto si chiama politica. La politica deve essere amica del cittadino, altrimenti non nutre un sentimento per servire il cittadino, nutre un altro sentimento, di usare il cittadino. Allora, quando io dico che sono ministro della pubblica, sapete la radice della parola ministro qual è? Servitore. È servitore, minister, dal latino servitore. Ma servitore di chi? Scusate, servitore del Movimento 5 Stelle che mi ha candidato ministro? No, servitore della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana è formata da noi, servitore dei cittadini. Questo è quello che io chiedo a tutta la politica, ecco perché vi continuo a dire, io me li convoco tutti, vengono da me, davanti a voi, e da servitori della Repubblica, dal sindaco al presidente della regione, dovranno dire che vogliono fare. Questo è il significato di essere amici, questo è amico o non amico. Educare gli adulti, sempre i ragazzi, no, le due ragazze, credo, le due ragazze che adesso non vedo dove stanno, le due ragazze hanno detto: ma voi, come si suol dire, pulita nulla, quando voi non siete testimoni. Il discorso, ragazzi, sapete qual è? Il discorso è quello che vi ho detto prima. Il politico, ahimè, molto spesso si considera eterno. L'ambiente è intergenerazionale. È qualcosa che dura oltre la mia vita sulla terra e la vita di molti di voi che hanno la mia età, scusate la franchezza, perché questo è il ciclo della vita. Allora il discorso è: io sto provando a tutelare la piana del Sele per favorire chi anagraficamente ha la mia età. No, io guardo lui, lei è più giovane, io guardo lui. O lo sto facendo per i suoi figli, per i suoi nipoti. Io lo sto facendo
e lo devo fare eticamente, non solo politicamente, eticamente e moralmente, per i nostri figli e i nostri nipoti. Non è retorica, perché se noi ci dobbiamo prendere in giro e voi pensate che domani mattina il problema di Battipaglia sia risolto, io vi sto prendendo in giro. Ma se noi pensiamo che invece lo possiamo risolvere a favore dei nostri figli e nipoti, allora sì, perché ci vuole un tempo per risolvere le cose. Si sono rovinate in molto tempo e ci vuole non molto tempo, ma un po' di tempo per risolverle ci vuole. E si risolvono guardando ai nostri figli e ai nostri nipoti, altrimenti noi, io vi prometto l'impossibile, due, perdiamo di vista qual è l'obiettivo. Io vi parlo il più chiaro possibile, però vuol dire anche un'altra cosa. Vuol dire anche che noi tutti ci diamo una mano, e quando i comitati vengono da me a Roma sono le prime sentinelle. Allora io cosa vi chiedo? Io ve lo chiedo con molta chiarezza: se alla politica bisogna fare le pulci, faccia il suo dovere fino in fondo, ai comitati chiedo di essere presenti tutti i giorni come stanno facendo, e ancora di più per fare le pulci alla politica, altrimenti la politica continuerà a fare gli intrallazzi che ha fatto. Questa è la verità. E non è questione di colore, non è questione di colore. Il ministro dell'ambiente, quello che può fare, già sta facendo, è intervenire sulla filiera dei rifiuti. Il rappresentante, io dico, di Confcommercio, o comunque dell'equivalente del sistema commercio, con molto garbo e molta gentilezza, noi ci siamo, e se c'è bisogno di dare una mano noi ci siamo, lei questo ha detto sostanzialmente, e io ne abuso in modo indecoroso, tra virgolette. Che voglio dire? Che il rapporto per la filiera dei rifiuti passa tra il mondo dell'imprenditoria ambientale, che si chiama CONAI, Consorzio del Riciclo dei Rifiuti, e per il mondo dei comuni, che è rappresentato dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che devono chiudere un accordo che scade quest'anno, guarda caso, per un buon riciclo dei rifiuti, in modo tale che quei rifiuti non siano più rifiuti, ma diventino materie prime seconde, si dice tecnicamente, cioè materie dalle quali trarne vantaggio. Perché ve lo dico così? Lo so che ho detto in termini tecnici, però vi dico una cosa: uscite dal ragionamento, vi prego, uscite da un ragionamento, qualcheduno, un attimo solo, uscite da un ragionamento che per risolvere il problema dei rifiuti li dovete incenerire. È una stupidaggine, è una stupidaggine, perché vuol dire non dare risorsa economica a quello che oggi chiamiamo rifiuto e domani diventa materia prima seconda, cioè occasione di sviluppo economico, si chiama economia circolare. Apprendo dai giornali che finalmente qualcheduno ha detto che è d'accordo a non avere più inceneritori. Fino all'altro ieri mi ha pigliato a ceffoni tutti i giorni. Oggi, che è il terzo punto che il ministro Di Maio ha posto come condizioni per il nuovo governo, l'avete letto, noi inceneritori, oggi apprendo che l'altra parte della compagine di governo in dimissioni ha detto che non vuole inceneritori, ma fino all'altro ieri io sono stato pigliato a ceffoni tutti i giorni sui giornali. E io continuo a dire, allora, se quella è la scelta, se veramente non vuoi gli inceneritori, allora devi dire che avevo ragione io quando per 15 mesi ho detto che non è la soluzione. Non è la soluzione. La soluzione si chiama economia circolare ed è prevista da una legge dello Stato di agosto dell'anno scorso. Questa è la verità. Se adesso invece l'altra compagine attualmente di governo dimissionaria sostiene che non vuole gli inceneritori, ma per 15 mesi ha detto che li voleva, forse è perché vuole un posto di governo e ha paura di perderlo. Scusate la frase. Chiudo, già da vita, chiudo per dire, voi
Oggi avete per la prima volta nella storia di questo territorio un'opportunità unica. Lasciate perdere se io tra una settimana sono ministro o no. Se ritorno generale, ritornerò a fare le mie indagini e me la piglio con gli ecocriminali, come ho fatto per 35 anni. Se sono ministro, sono ministro. Però voi oggi avete un'opportunità unica. Comunque avete iniziato un discorso con il governo della Repubblica Italiana. Che cosa vuol dire? Che avete un'opportunità fantastica di poter dire al governo della Repubblica Italiana che se quel governo sta facendo cose buone lo sostenete, non parlo delle elezioni, non confondiamo, se sta facendo cose non buone potete correggerlo, ma quando mai un cittadino può correggere, storicamente ha mai corretto un governo della Repubblica? Il governo della Repubblica viene da voi, vi chiede il voto, poi si chiude nelle stanze e si fa i cavoli propri. Oggi no, oggi sta qua e vi dice venite a Roma, e l'ho dimostrato, venite a Roma, perché se posso fare qualche cosa, ditemelo voi. Questa è la grande novità. Questa è la grande novità che voi dovete cogliere. Questa è la novità che non dipende più dal ministro Costa. C'è o non c'è? L'Italia avrà sempre un governo. Utilizzate questo strumento. Utilizzatelo fino in fondo, perché è l'unica cosa che può salvare questo territorio. Fino in fondo. Grazie a tutti. Grazie ancora, grazie Ministro Sergio Costa, grazie Don Michele ancora per l'ospitalità e grazie a tutti da parte di tutti quanti noi. Grazie.